R-Factor 3 è stato annullato a favore dello sviluppo di Le Mans Ultimate. Oggi ci sono sviluppi. E quindi, se esce R-Factor 3, chi lo compra subito? Io. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi parliamo delle dichiarazioni fatte da Stephen Wood, il CEO di Motorsport Games, nell'intervista fatta a Traxion. Ovviamente, ragazzi, so che state aspettando subito. Parliamo di R-Factor 3. No, prima di arrivarci, facciamo step by step di questa lunga e bella intervista che ha rilasciato appunto Stephen Wood, dove parla ovviamente di quelle che è la strategia aziendale di Motorsport Games e nei confronti dello sviluppo dei titoli di Studio 397, come ad esempio una cosa molto importante che hanno fatto è la ristrutturazione aziendale in cui hanno snellito l'organizzazione e la focalizzazione, quindi dello sviluppo dei propri titoli, con l'obiettivo di migliorarne la qualità e l'efficienza dei loro sia dello sviluppo che dei prodotti. Quindi questa è una cosa buona. Quindi, parola d'ordine, efficienza e qualità di prodotto. Un punto fondamentale del quale sono veramente orgoglioso, perché secondo me Stephen Wood sta ascoltando, sta guardando i miei video, ciao Stephen, in italiano con i sottotitoli se li fa tradurre, perché ragazzi parla di sviluppo della... Sto scherzando ragazzi, non è vero che li guarda, Però la dichiarazione mi fa molto piacere per tutti quanti che stanno e stiamo aspettando, che finalmente dice il prossimo sviluppo è la realtà virtuale, finalmente, e la modalità COP. Dichiara essere le più richieste in assoluto della comunità. Cioè, il 10 è uscito il radar, che era in assoluto, vabbè. Quindi, secondo me, stanno rimettendo nell'ordine quelle che sono veramente le priorità di sviluppo. Ok, il radar che vi ho detto che secondo me poteva essere avviato con il CMAB e altre dashboard, va bene. L'importante è che hanno il focus su quello che è importante. Un'altra cosa, e sottolineo questo al quale sono d'accordo, di più commenti che mi sono arrivati negli ultimi video in cui parlo di Le Mans Ultimate, è sicuramente la necessità anche, visto che c'è l'ottimizzazione del netcode che è stata fatta proprio con quest'ultimo aggiornamento, di poter creare dei server privati. Ricordiamo che la forza di R-Factor 2 è stato anche il discorso di poter fare delle competizioni organizzate privatamente. Questo l'ha tenuto in vita R-Factor 2, quindi Le Mans Ultimate ha bisogno e necessità di questa features. Quindi mi raccomando, Seven, riflettete anche a queste cose qua. Nell'intervista continua a parlare anche di console, ragazzi. Non è nei piani immediati, ma futuri aziendali, perché capiscono bene che la console a livello economico potenzialmente potrebbe portare un introito pazzesco. Dicono che vogliono per il momento concentrarsi su quella che è l'ottimizzazione della versione PC, che non è che hanno accantonato l'idea, che hanno piuttosto una strategia di delegare, da quello che ho capito, ad un partner questa transizione per la versione console. Quindi non è che dicono la stiamo facendo subito, però ci stiamo pensando e già abbiamo una mezza idea, quindi non è male. Poi, parlando sempre di Le Mans Ultimate, ovviamente parla di questi aggiornamenti trimestrali, di quella che è la strategia aziendale a livello economico e quindi di conseguenza i DLC, anche se io personalmente non è che la vedo bene sta cosa, ma capisco che bisogna in qualche modo finanziare lo sviluppo, ragazzi. Cioè, io ho bisogno di soldi per sviluppare, se no come faccio? Quindi molti di voi anche dicono: sì, allora fai uscire un gioco intero, ti prendi tutti i soldi e poi li reinvesti. Ragazzi, sono scelte aziendali, la rispetto e la condivido però a metà, perché in questi tempi fare concorrenza nel mercato del gaming è complicato, soprattutto in una nicchia come il sim racing. Comunque, in ogni caso, serve per far cassa, per reinvestire per lo sviluppo, e sempre in termini di strategia economica viene fuori appunto R-Factor 3. Perché? Con Le Mans Ultimate hanno tirato fuori un gioiellino a livello di tecnologia, in cui praticamente hanno preso la base di R-Factor 2, l'hanno ottimizzato, tirato fuori delle nuove tecnologie e implementate dentro, e di conseguenza il ragionamento che secondo me è corretto e non fa una piega è che Stephen Wood dice: se dobbiamo sviluppare e aggiornare R-Factor 2, non potremmo farlo senza una lunga interruzione, e quindi, oltre a una cattivissima esperienza a livello utente, non è conveniente a livello economico, perché un aggiornamento cospicuo che prenderebbe un sacco di tempo, eccetera, soprattutto per il tipo di strutture, lo sappiamo come è incasinato R-Factor 2, non conviene a nessuno, né all'utente finale, ma soprattutto a Studio 397. Quindi è più conveniente sfruttare quelle che sono
le nuove tecnologie, l'ottimizzazione, ecco, eccetera eccetera, che hanno con l'esperienza di Le Mans Ultimate, e proporre sicuramente un nuovo titolo come R Factor 3. Quindi è qualcosa che può concretizzarsi piuttosto che continuare lo sviluppo di R Factor 2. Mi pare una naturale conseguenza, soprattutto economica, perché ragazzi, dai, scrivetelo qua: se esce R Factor 3, chi lo compra subito? Io. Stop. Se esce un mega aggiornamento di R Factor 2, che tu ce l'hai già, sì, magari lo prendiamo, però a livello economico non potrebbe avere lo stesso impatto. Quindi a livello di strategia aziendale pensiamo piuttosto a un R Factor 3. Ecco perché è un qualcosa che si può concretizzare. Ve lo dico subito, non parla né di date, né di progetti, né di tipologia di strategia market, niente. Dice solo che se, piuttosto che fare uno sviluppo di R Factor 2, facciamo R Factor 3 su base tecnologica di Le Mans Ultimate. Questa è la notizia, che però a me ha fatto balzare dalla sedia, perché R Factor 3 non se ne è mai sentito parlare, oppure ma è la prima volta, lo fa il CEO di Motorsport Games, ragazzi, e ci fa sperare. Vabbè, magari sarà tra 3, 4, 5 anni, però non è archiviata la cosa. Soprattutto ora che stanno rientrando delle licenze importanti come la BTCC, che non è male, ragazzi, voglio dire, era persa, l'hanno recuperata con degli accordi particolari. Quindi ragazzi, bellissimo, è tutto bellissimo, attenzione, quindi hanno veramente rifocalizzato in modo, secondo me, coerente, strutturato, ragionando come azienda, e porta finanziamenti e quindi conseguenza dà continuità. È quello che volevamo, ragazzi. Uno può condividere o meno le politiche aziendali, però se funzionano, ragazzi, hanno ragione loro. E fino adesso mi pare che stia funzionando. Un'intervista molto ricca, che fa ben sperare. Io ci tenevo veramente a sottolineare la parte di R Factor 3, ragazzi, perché insomma è un qualcosa che mi fa molto piacere, e presumo anche a voi. Concludo, ragazzi, con questo video che porta ottime notizie. Ragazzi, cosa ne pensate? Ditemi qua sotto nei commenti. Ovviamente lasciate un pollice in su, perché questo video merita solo per la notizia di R Factor 3. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ragazzi, perché siete tantissimi non iscritti. Quindi per voi non costa nulla, e per il canale, insomma, sapete come funziona. E come al solito, da Fabris è tutto. Un abbraccio. Ciao.